Buongiorno a tutti signori e buon martedì. Allora signori, oggi siamo su Instagram con questa bambina Audi TT, nuovissima, 2023, senza sensore di parcheggio, qua non c'è spazio nella griglia, non c'è foro qui, e senza retrocamera di parcheggio. Da cosa si vede che è senza? Beh, ovviamente dal fatto che sulla maniglia non c'è niente. Di conseguenza andiamo a installarla. Allora, per onestà, adesso vi giro il materiale, per onestà intellettuale vi faccio sapere che nel mentre che facevo la Stories ho già installato la centralina di parcheggio, quindi adesso vi faccio vedere cosa si vede, ma in realtà non si vedrebbe nulla. O meglio, adesso ci dà anomalia mettendo la retromarcia. Vediamo, eccola qua la grafica. Vi ho girato direttamente la cam. Allora, si vede la grafica nel momento in cui vado a inserire la retromarcia, ma perché? Perché ho già installato la centralina 8 canali, visto che ho già programmato un pochino la macchina. Retrocamera non presente, tastierino non presente, cicalino non presente, sensori non presenti. Quindi adesso vi faccio vedere direttamente anche il materiale. Il materiale necessario è questo, ovvero la sua retrocamera con maniglia originale, i suoi supporti tutti originali per la griglia, parte interna, parte esterna, poi i supportini della parte interna dei sensori verniciati del colore dell'auto, mentre questi sono nero opaco, cablaggio per la parte di parcheggio, connettori interni esterni, cicalino, altro connettore centralina, e qua abbiamo la centralina vecchia, vedete, 4 canali, l'ho messa su, l'altra è 8 canali e l'ho già installata. Ah, dimenticavo anche il suo tastierino con il pulsantino P, tastierino, mi raccomando, only original parts. Signori, va smontato paraurti, va smontata la parte dietro, va smontata un po' di roba, adesso inizio a lavorare, noi ci vediamo più tardi per il risultato finale. Ragazzi, metà pomeriggio, vi faccio vedere, anche se non è cambiato molto a livello estetico, abbiamo il nostro cablaggio a questo punto creato, fatto passare vano motore eccetera eccetera, in modo tale che sia pronto per davanti, passato, poi abbiamo chiuso tutto l'impianto anteriore, montata centralina, montato il tastierino, programmato le macchine, e a questo punto è poi cancellato gli errori, smontato di là, si vede molto poco, però in realtà tac, e abbiamo già grafica e telecamera che si apre. Ci continua a dare l'errore degli anteriori perché non ci sono ancora, ma io li ho già preparati. Ecco qua, anteriori, che adesso andiamo ad installare. E siamo arrivati finalmente a sera, e vi faccio vedere direttamente in macchina il lavoro finito. Anzi no, vi giro direttamente la cam perché da qui si vede poco il lavoretto finito. Di conseguenza partiamo con sensorini di parcheggio anteriori, verniciati e forati alla perfezione, direi. La macchina è stata, vedete, qualche goccia perché l'ha sciacquata. Poi abbiamo anche ovviamente il suo incastro sulla griglia, ma questo, essendo un accessorio che viene stampato e non viene forato, viene anche lui perfetto, sia da un lato ovviamente sia dall'altro, eccolo qua. E adesso vediamo l'interno. Ah, quasi dimenticavo la telecamera con le sue due luci targa originali, di conseguenza aperta e chiusa. Allora, la parte interna, abbiamo il tastierino P, passiamo un po' la musica, il tastierino P, e una volta che noi lo andiamo a premere, ecco qua, apre e chiude la grafica dei sensori di parcheggio e anche della nostra telecamera. Ovviamente tutti i menu sono come da originale, volume anteriore, volume posteriore, retrocamera di parcheggio con linee guida mobili e grafica dei sensori di parcheggio, che magari io vi faccio vedere facendo questo qua.
Volevo farvi vedere la grafica, ma non ho fatto tempo, di conseguenza adesso siamo in retromarcia e in retromarcia abbiamo le linee posteriori. Se noi andiamo posteriormente, ecco qua che ci appare la nostra segnalazione, mentre mettendo in drive abbiamo le linee anteriori, e se ne andiamo verso un ostacolo, ecco qua che abbiamo la nostra segnalazione. Notare come il sistema è intelligente, di conseguenza adesso qua si vede poco, ma se noi avessimo un ostacolo laterale, e magari adesso io ve lo simulo, così, eccolo là, la linea bianca resta bianca, e se noi giriamo lo sterzo di là diventa rossa, perché ci andremo addosso, girando in questo lato smette di suonare.